adesso comando davvero, ma sono partito da zero. Prima ero un intrattenitore, adesso sono imprenditore. Implorare a Bettino un favore, creare le società offshore, vantarsi di fante masure, mentire senza pudore. Ed io, piduista massone, e tu, credi alle mie storie. Avevo ogni due settimane avvisi e inviti a comparire, ma a volte era meglio sparire. Quali sono i bavagli che ci accompagnano in questa nostra disgraziata democrazia? Paolo, comincia tu. Ma è un bavaglio a 360 gradi, perché ovviamente si può ottenere la disinformazione o la censura di fatto su qualsiasi argomento. A me hanno colpito alcuni episodi recenti, per esempio, di silenzio indotto da questo clima su una serie di questioni legate alla laicità. La laicità dello Stato dovrebbe essere una cosa ovvia. È dalla Rivoluzione americana che Jefferson diceva: bisogna alzare un muro di divisione tra la religione e la politica. Noi siamo la lingua che parliamo tutti, ma a maggior ragione noi che facciamo questo mestiere e voi che leggete e ascoltate. Ebbene, siccome la cosa di stasera, il gruppo che sta lavorando a questo progetto viene continuamente tacciato del termine di giustizialismo, ebbene io vi chiederei di invocare un rinnovamento anche linguistico. Ma cos'è questa storia del giustizialismo? Perché quattro disgraziati vorrebbero che questo paese fosse un po' più legale, più rispettoso della legge. Ma insomma, ma basta con questi ismi. Adesso non faccio battute facili, basta con questi ismi, e basta con la definizione di antipolitica per gente che è stufa di questi comitati d'affari che rappresentano la politica. Chiamateci anticomitati d'affari. Il giorno in cui i telegiornali chiameranno, useranno la lingua con proprietà dicendo quei maledetti anticomitati d'affari invece che quei maledetti dell'antipolitica, forse qualche italiano distratto comincerà a capire. Noi stiamo rispondendo a Obama con Geronzi. Geronzi è il punto di riferimento di tutto il potere italiano e viene trattato come un principe ancora adesso, dopo tutto quello che è successo con Fazio, Antonio, e qui siamo inseguiti dalle omonimie, bisogna stare attenti in questo... Abbiamo bisogno dei lettori, di un altro tipo di lettori che chiedano verità, perché sennò non se ne esce. Grazie, grazie a te. Grazie a tutti voi, e finché c'è lotta c'è speranza. L'unità adesso è tutto così semplice, non mi processa nessun giudice e faccio quello che mi va. Fanno i 200 all'ora, e cioè sono stato inquisito? E allora? Sono stato condannato? E allora? Non me ne andrò mai? E allora? Sono colluso? E allora? Non mi frega niente della gente? E allora? Faccio leggi solo per me? E allora? Non ascolto? E allora? Ho privilegi ancora? E allora? Sono quasi 300 all'ora. Allora cambiare è legge. Shakespeare diceva: subì or not subì. Sollevazione popolare, per scoprire, sollevandoci, cosa c'è sotto. Io non sono per la violenza brutta e cattiva, ma sono per quella bella e buona. Dobbiamo fare dei Greenpeace culturali, sociali, dobbiamo andare coi gommoni dentro certe trasmissioni, davanti a certi studi, davanti a certe testate di giornali, per raccontare, imbrattando metaforicamente, quello che è l'uccisione di certe nostre balene, che sono i concetti, che sono le idee. Certi giornalisti, certi personaggi, certi uomini, certi attori, certi uomini pubblici dovrebbero avere la scritta: nuoce gravemente alla salute. Thank you.
Salutiamo le piazze collegate a Torino, a Brescia e a Bologna e a tutte le altre che ci siamo dimenticati. Chiamerei sul palco Stefania Pace, che arriva dall'Aquila, dall'Abruzzo terremotato, e non per parlarci del G8, ma di qualcosa di un po' più importante. Stefania. Stefania ci deve raccontare una storia dall'Abruzzo. Nei campeggi a 5 stelle, come li ha definiti qualche tempo fa Rotondi, si sta benissimo. Alcune persone delle tendopoli di Pile hanno chiesto la connessione internet, ma si sono sentiti rispondere: e a cosa vi serve internet? Tanto avete la televisione. Ma cosa vogliono di più gli aquilani? Saranno pure disinformati, ma una vacanza così non la dimenticheranno mai. Io invece ho cercato invano informazioni circa la possibilità di alloggiare con tutta la mia famiglia in una delle famigerate ville. Almeno ci si divertiva un po'. Ma niente, nessuno è stato in grado di dirmi come fare. E pensare che Berlusconi, in lacrime, dopo i funerali di Stato, aveva detto che avrebbe messo a disposizione le sue ville per i terremotati. Sarà perché ho due figli maschi, o forse perché ho superato i 16 anni. C'è qui dietro le quinte Luigi De Magistris, anche lui è arrivato sullo stesso aereo di Deborah Serracchiani. Abbiamo deciso, eccolo qua, abbiamo deciso, e spero che lui non ce ne vorrà, di far parlare un solo parlamentare per partito, perché prima di lui, dato che non era a Bruxelles ma era a Roma, è arrivato Di Pietro. Allora penso che lui non ce ne vorrà se facciamo parlare il suo leader, e lui rimane presente così, spirito, e passa magari dietro. Quindi Di Pietro ci fa un saluto rapido, anche perché, come voi sapete, come hanno scritto molti giornali, come al solito bene informati, il vero finanziatore del nostro giornale è lui. Quindi mi stavo domandando dove avesse messo il libretto degli assegni per il versamento. Naturalmente non è vero niente. Noi partiti non possiamo fare niente, e lo può fare soltanto la società civile. La società civile siete voi. Gli italiani sono società civile, ma a forza da guardare questi che stanno lì, stanno diventando un po' incivili. Allora credo che ci voglia il tempo di risvegliare un po' tutti. Col nome di Borrelli, resistere, resistere, resistere. Grazie.